Sente. Ho la voce bassa io. Mi chiamo Sor Rosangela Giorgi e sono di origine toscana, ma sono poi cresciuta in Lombardia, dove posso dire di avere scoperto quello che era un sogno che desideravo realizzare. E sono di una famiglia semplice, però ho imparato in casa dei miei genitori quello di non vivere da soli, ma di vivere cercando di aiutare gli altri. Ho tanti episodi e tante circostanze che me l'hanno insegnato. Quando poi ci siamo trasferiti in Lombardia, e mentre eravamo due fratelli e una sorella, io ero la più piccola, da loro davvero molto amata, e insieme abbiamo cercato di loro il bene che mi hanno voluto anche durante la guerra, il bene che mi hanno voluto mi ha aiutato a rassicurarmi. E quando però, per passare con una certa brevità, quando però sono cresciuta ed ero la più piccola, quando ho avviato anche gli studi, loro avevano un sogno, che potessi lavorare con loro. E così hanno fondato un'azienda ed io ero la loro contabile, perché mi ero diplomata in ragioneria. Ma il mio sogno si è soprattutto alimentato nell'oratorio. L'oratorio diocesano di Milano, di Busto Arsizio, veramente. Però mi sono iscritta all'Azione Cattolica di Milano e ho vissuto in pienezza, direi, nella famiglia e nella diocesi ambrosiana, momenti significativi di Azione Cattolica, di oratorio, l'oratorio nella zona in Lombardia, Busto Arsizio, Saconaco Busto Arsizio, dove ho avuto il dono di un parroco santo, tutto dedicato alla sua parrocchia, ai poveri e anche alle missioni. Ed è proprio lì nel mio oratorio, che prima con le suore del Cottolengo con l'Azione Cattolica, che ho potuto crescere, ho potuto realizzare già in parte la mia vocazione. Però volevo arrivare un pochino più in là. La mia vocazione era missionaria, ma quando ne parlavo in casa era un po' sempre quasi una sofferenza, perché ero la più piccola e i miei fratelli, i miei genitori non mi volevano lasciar partire. Sono arrivata ad avere un mezzo permesso, devo dire, quando, maggiorenne, ho fatto la scelta. Dalle suore dell'oratorio, che erano le suore del Cottolengo, non potevo avere in quegli anni la possibilità di essere missionaria, perché quello era sempre un po' un sogno di base, chiedere al Signore l'aiuto per poterlo servire. Allora ho conosciuto le suore salesiane, anche con l'aiuto del mio parroco, a cui devo buona parte a livello di formazione, di aiuto, e dell'oratorio, che ho potuto avere la gioia di seguire le piccole, le aspiranti, anche quelle di età più avanti, e ho potuto trovare una risposta nelle suore salesiane, e lì mi hanno davvero appassionato.
Quando sono diventata maggiorenne, perché prima non potevo, non mi lasciavano partire, diventata maggiorenne sono entrata tra le figlie di Maria Ausiliatrice. A Varese, l'ispettoria lombarda a cui appartengo. E lì mi è sembrato un sogno come nel vivere le varie tappe. Ho avuto così l'aiuto anche nel proseguire negli studi, dalla ragioneria passare ad altri studi. Ho fatto psicopedagogia sociale, dove anche lì ho trovato tanto aiuto, ma tanto aiuto nel pensare anche alle persone che avevano difficoltà. Il mio sogno era missionario e quindi in un primo momento l'ho vissuto in relazione con le missioni, che erano quelle anche legate alla mia parrocchia e alla diocesi. Quando poi mi hanno ho vissuto la gioia della comunità salesiana, che mi donava lo sguardo lontano e lo sguardo vicino. Infatti prima ero di Azione Cattolica Milanese in tutte le tappe e poi ho avuto questo dono che entrando senza grandi, i miei sogni erano di poter partire, ma subito non è stato possibile. Ho vissuto, ho avuto la fortuna, devo dire, la gioia di poter incontrare tante giovani nella scuola superiore e con queste poter quasi sognare di partire. Quello del sogno di partire missionaria è stato di sempre e lo è ancora in altro modo, perché lì, quando con le suore salesiane, ho potuto scoprire, aiutando poi l'economa dell'ispettoria lombarda, che è la mia ispettoria, dell'ispettoria lombarda, di poter essere anche missionaria, perché l'ho accompagnata tra varie culture, paesi poveri, e con lei abbiamo realizzato anche un po' il mio sogno. Infatti ho portato avanti in favore della donna e dei bambini lo sviluppo, la possibilità di realizzare progetti per, sono stata certo brevi periodi, ma poi li ho aiutati in altro modo, quei progetti in favore della donna e dei bambini, perché erano anche gli anni in cui, purtroppo erano già gli anni, in cui la donna era un po' anche la Chiesa lo riconosceva, un pochino messa da parte. E posso dire che in varie in Africa, in America Latina, in tanti posti in cui sono andata con l'economa dell'ispettoria lombarda, ecco, andando a visitare, a poter fare dei progetti che non erano semplicemente, erano progetti in favore della donna e dei bambini. Questi, con l'aiuto di organismi a livello nazionale e internazionale che avevano colto il valore della donna, dei giovani e dei bambini. E in questo modo ho realizzato, in modo diverso, ma non meno gioioso, devo dirlo, non mi sono mai pentita di essere figlia di Maria Ausiliatrice. E anche quando, volevo quasi tacerlo, ma per la gloria di Dio lo dico, io quando sono stata pronta per partire per altro, mi sono sentita dire che avrei avuto massimo 3 mesi di vita,
per il cancro con metastasi. Non ho vergogna di dirlo, ma io ho detto il tempo non lo perdo. Come ho perso una corda vocale, qui sto condividendo come in famiglia, perché voglio dare gloria al Signore e voglio ringraziare Maria Ausiliatrice del dono che mi ha fatto in ogni tappa, senza scendere a tanti dettagli. Quando mi sono sentita dire che potevo avere solo 2 mesi di vita, ho perso una corda vocale, ma con l'esercizio l'ho ripresa. E ho potuto ancora insegnare nella scuola superiore, e ho tante ex allieve nella scuola superiore, ho potuto insegnare a tanti giovani orientati in modo diverso, anche ad un certo livello nazionale e internazionale. Il Signore mi ha fatto tanti doni, per cui quando magari mi viene da rammaricarmi perché non posso più cantare, mi passa subito, perché tutto posso dire. Prima il permesso, l'avevo taciuto, ma ho aspettato 3 anni ad entrare. Prima il permesso di entrare, lasciare il lavoro che mi poteva gratificare, ma non mi bastava. Poi la gioia di poter lavorare con i giovani, a partire qui da Varese, ecco, Varese proprio nella scuola, con l'insegnamento, poi con il dono delle mie superiori di poter anche lavorare per le missioni. Il mio sogno è stato in parte realizzato lì, iniziare. Non volevo iniziare, ma penso che devo dar gloria al Signore, alla congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice, alle mie sorelle che mi hanno sempre aiutato, e anche nei momenti duri dove sembrava tutto finito, la Madonna è stata presente. E allora non perdo tempo, e quando si è trattato, e qui lo dico, ci sono le mie sorelle che mi hanno offerto, perché ormai ho l'età della pensione, non della pensione avanzata, quando mi hanno offerto con la possibilità di andare ancora un po' in una casa con i bambini, con i giovani, ho detto no. E questo lo voglio proprio dichiarare col cuore, ho detto no. Cioè, mi hanno offerto anche di venire qui, dove ci sono tante sorelle che hanno dedicato tutta la loro vita prima a servire il Signore come le ha chiamate, ma tante sorelle che stanno, come potrò fare anch'io, terminando la loro vita, una vita di dono e una vita per gli altri. Così ho scelto con gioia di poter venire con le mie sorelle più anziane e ammalate, per poter imparare a fare quel poco che posso fare, ma per poter dar gloria ancora al Signore, perché il tempo non è mai perso quando lo viviamo con Lui, e Maria Ausiliatrice è la nostra forza. Qui, Africa, Asia, America Latina, è la vita che continua col cuore di Maria, e davvero la gioia di averci chiamato. Grazie.